Fare i conti con l'ambiente, Ravenna 2013, oggi la Becamp con Marco Gisotti, un gradito ritorno. Quando parli di Marco Gisotti parli di Green Jobs, giusto? Sì, è un po', come dire, una benedizione, ma anche un po' una maledizione, perché poi uno magari vorrebbe parlare anche di altre cose, ma no, scherzo, in realtà è importante parlare di lavori verdi. Lo è perché? Perché il lavoro in Italia non c'è. Il lavoro è difficile, i ragazzi non sanno come e dove cercarlo. E quando parliamo di lavori verdi parliamo in realtà di un settore che, nonostante tutta la crisi, non solo regge, ma è quello che in assoluto offre più probabilità e più possibilità di occupazione. Certo, occorre essere preparati, non è che il lavoro verde cade a pioggia su chi segue determinati percorsi, chi ha voglia di studiare, chi di impegnarsi. Lo abbiamo fatto anche qui a Ravenna, in realtà ne parliamo, io sono felice ospite, ormai sono alla mia terza esperienza ravennate. Ieri abbiamo fatto un bellissimo incontro, per esempio, con quasi 150 ragazzi delle scuole della città di Ravenna insieme alla Camera di Commercio, proprio per dare un indirizzo a questi ragazzi, uno dargli il contesto, perché quando si parla di ambiente, quando si parla di green non è così scontato, non lo è per gli adulti, non lo è per i ragazzi, e poi dargli qualche idea, qualche spunto, qualche percorso dove domani, finita la scuola superiore, possono continuare a studiare, continuare a migliorare le loro conoscenze e competenze, perché di questo c'è bisogno dei lavori verdi, cioè la competenza. E allora speriamo, insomma, di aver fatto un buon lavoro, i ragazzi sembravano interessati, gli insegnanti anche. Certo, in 2 ore di conferenza non gli puoi dare l'universo, gli metti delle idee, ma le idee sono la cosa più importante, perché poi da lì maturano le curiosità, gli interessi e beh, in fondo anche l'occupazione, che noi diciamo verde, del futuro. Senti, questa mattina e poi ancora oggi pomeriggio la Becamp, questo esperimento direi riuscito alla quarta edizione, varie tematiche, come al solito, cosa ti ha colpito di più? Beh, mi colpisce che la Becamp cresca di anno in anno, cresce di pari passo con la rete, con l'utilizzo dei social, come si dice, per cui c'è sempre l'interesse, ci sono tanti colleghi con i quali scambi punti di vista, approfondisci, scopri notizie nuove, come questo pannello come dire, portatile, con il quale chiunque a casa può produrre la sua quantità di fotovoltaico, tagliare sui costi di bolletta, e quindi si apprendono storie, si riflette, si va un pochino più avanti. E il fatto di farlo in pubblico, cioè che ovviamente siamo in rete, tutti ci vedono, allora sembra di fare, no, sembra, si fa anche un po' proprio di servizio pubblico. Chi vuole ci ascolta, chi vuole può approfondire insieme a noi, per cui mi pare un'esperienza veramente meritevole, in cui si parla di informazione, ma si fa anche informazione, quindi è veramente una contaminazione di linguaggi e diciamo di reciproche utilità. Grazie a Marco Gisotti, direttore di Tecneco. Grazie. A voi.